Tutti, sono Marcello Zanovello dell'ufficio internet. Quello che vi faccio vedere attraverso questo video è la nuova modalità che volevo proporre per l'inserimento di quelli che chiamiamo aiuti di Stato all'interno del sito regionale. Come sapete, come vedete dal sito regionale, c'è una pagina che è raggiungibile dalla home page del sito della regione nella parte sottostante che troviamo qui, che ci collega alla pubblicazione, alla pagina di pubblicazione degli aiuti di Stato. E finora ci mandavate il contenuto da pubblicare e noi lo pubblicavamo, mentre la proposta che vi faccio è quella di utilizzare questo form che vi abbiamo inviato via mail, con il quale molto semplicemente andrete a compilare questi campi, digitando nel primo campo il nome dell'aiuto di Stato, successivamente il codice SA, successivamente dovete indicare con il pallino il bottoncino misura completa, inserire il collegamento, quindi il collegamento ipertestuale nel campo successivo alla misura completa, che sia il burro, che sia al bando, a seconda di dove l'avete posizionato. Lo stesso per l'ufficio di riferimento, quindi cliccate sia sul bottoncino dell'ufficio di riferimento e scrivete qui sotto il link all'ufficio di riferimento, che è posizionato sempre all'interno del sito regionale nella sezione dedicata agli uffici regionali, quindi questa sezione qui che trovate qui dentro, ok? Supponiamo che siate della direzione, prendo la prima che trovo a caso, questo è il link che dovete copiare all'interno del form, quindi lo copiate e poi lo inserite qui dentro. E la stessa cosa dovete fare con lo State Aid Register, quindi sempre clic sul pallino e sotto il link allo State Aid Register dove trovate pubblicato il vostro aiuto di Stato. Quando avete finito, cliccate su invia. Questi dati poi successivamente sono anche modificabili, per cui se vi accorgete che ci sono degli errori, che è cambiato l'ufficio, che c'è qualcosa di nuovo, potete comunque farlo senza problemi. Quale sarà il risultato? Il risultato sarà una pubblicazione in una tabella generata automaticamente nella pagina che vi ho fatto vedere, che è appunto quella dedicata agli aiuti di Stato, che adesso vi faccio vedere nella sua attuale organizzazione, che è questa, che prevede appunto una piccola introduzione e tutti i link agli aiuti di Stato, però da quando saremo operativi in poi questa pubblicazione la faremo, verrà fuori una cosa così, insomma, ecco, questa qui sotto, dove il lavoro che avete fatto voi sarà tradotto in questo elenco, questa tabella, che avrà, come vedete sopra c'è una prova, quindi c'è l'aiuto di Stato, il nome, c'è il codice SA, c'è il link alla misura completa e il link all'ufficio di riferimento, con in più la possibilità in alto di utilizzare un motore di ricerca all'interno della tabella con il quale cercare o per nome aiuto di Stato, per cui io se scrivo POR trovo tutti quelli che hanno la voce POR all'interno, e se conosco il codice SA trovo ovviamente tutti quelli che hanno il codice SA. Scusate, il codice SA corretto. E, ho finito. In caso di necessità, il nostro diretto è 2923. E grazie dell'attenzione e buon lavoro.